Sì, buonasera Letizia, buonasera Massimiliano. Allora, mi trovo ancora al Campo Verano a Roma, meno di un'ora fa, come ricordavate, in questo cimitero che vedete alle mie spalle si è conclusa la celebrazione eucaristica per la festa di Ogni Santo e la liturgia di oggi è stata ricca, ricca di eventi, ma ricominciamo la giornata partendo dall'Angelus di questa mattina. E allora il Papa, nella solennità di tutti i santi, Papa Francesco, ha recitato la preghiera mariana dell'Angelus, affacciandosi dalla finestra dell'appartamento papale. I santi sono persone normali, ha detto Francesco, ma l'amore di Dio ha cambiato la loro vita, per cui la santità non è un privilegio, ma una vocazione per tutti. E poi il Papa ha confidato alcune preghiere che erano in cuor suo, nel suo seno, proprio per questa giornata e che ci racconta Paolo Fucili. Eccolo. Nei giorni di inizio novembre, in cui il calendario liturgico medita i misteri della morte e della comunione dei santi, Papa Francesco confida due speciali preghiere che porta nel cuore. Una per i cristiani che hanno perso la vita nelle persecuzioni, con implicito riferimento forse all'ultima strage in Siria, l'altra per i migranti dispersi e morti nel deserto del Niger. In questi giorni abbiamo visto nei giornali quell'immagine del crudele deserto. Facciamo in silenzio tutti una preghiera per questi fratelli e sorelle nostre. Appuntamento con l'Angelus del Papa oggi alle 12 per la solennità di tutti i santi, per ricordare, spiega Francesco ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, che il traguardo della nostra vita non è la morte, è il paradiso, dove ora i santi contemplano faccia a faccia la gloriosa bellezza di Dio e non sono né superuomini né privilegiati. Tant'è vero che ognuno di noi è chiamato a diventare come loro, a seguire Dio con tutto il cuore, senza porre condizioni, rispondendo al male col bene, senza odio, diffondendo pace e gioia, senza presumere di essere giusti né giudicare gli altri. Questa è la strada delle beatitudini del Vangelo di oggi. I santi, conclude Francesco, è come se oggi ci dicessero fidatevi del Signore perché non delude. E soprattutto. I santi ci incoraggiano a non avere paura di andare controcorrente o di essere incompresi e derisi quando parliamo di lui e del Vangelo. E si sono chiuse le porte del cimitero alle mie spalle, siamo ormai alla vigilia della commemorazione dei defunti, domani 2 novembre, il Papa oggi all'interno dunque del Camposanto del Verano dove ancora ci troviamo, ha celebrato la Santa Messa con la liturgia di Ogni Santi, ma con un pensiero anche per i defunti. Splendido tramonto su Roma, guardando appunto al sole che calava, il Papa ha esortato a guardare anche al tramonto della vita con speranza, sottolineando nella festa di Ogni Santi che è la misericordia di Dio, l'unica ancora di salvezza e non i meriti personali. Giornata, ha detto il Papa, quella di oggi e di domani, illuminata da una gioia serena e da una speranza. E ha suggellato tutto questo con un gesto, lasciando una rosa rossa su una delle tombe per tutti i defunti qui al cimitero del Verano. Ci racconta tutta la celebrazione eucaristica la nostra Cristiana Caricato. Nel giorno dei Santi, Papa Francesco, a 20 anni dalla visita di Giovanni Paolo II nel 1993, celebra all'interno del complesso monumentale del Verano. Il cimitero della capitale accoglie il successore di Pietro in un clima di serena commozione e di partecipazione intensa. E Bergoglio regala ai presenti un'omelia a braccio in cui evoca tutti coloro che sono scomparsi, che ora sono nel Signore. È tanta, tanto bella quella visione del cielo che abbiamo sentito nella prima lettura. Il Signore, Dio, la bellezza, la bontà, la verità, la tenerezza, l'amore pieno. Ci aspetta quello. E quelli che ci hanno preceduti e hanno morto nel Signore sono là. Una visione consolante, carica di speranza, uomini e donne salvati dal Signore, portati in cielo dalla tenerezza paterna di Cristo. Soltanto possiamo entrare nel cielo grazie
al sangue dell'agnello, grazie al sangue di Cristo. È proprio il sangue di Cristo che ci ha giustificati, ci ha aperto le porte del cielo. Francesco ricorda che siamo tutti figli di Dio, a cui non è ancora stato rivelato il di più che saremo in cielo. La nostra speranza continua nell'essere simili a Dio e, come aveva spiegato pochi giorni fa in una delle sue omelie mattutine, la speranza è un'ancora che ci aiuta ad arpionare il paradiso. Avere il cuore ancorato là, dove sono i nostri, dove sono i nostri antenati, dove sono i santi, dove è Gesù, dove è Dio. Poi lo sguardo al tramonto del giorno e della vita, al momento in cui il cuore dell'uomo viene ricevuto dal Signore. La memoria dei defunti è l'occasione della gioia, spiega il Papa, della serenità e della pace. Pensiamo al nostro tramonto, quando verrà, e pensiamo al nostro cuore e domandiamoci: dove è ancorato il mio cuore? Ma c'è un filo rosso in tutta questa giornata, dall'Angelus fino alla celebrazione del Verano, nel cuore del Papa che lui stesso ci ha confidato. È il pensiero per i migranti, lo avete sentito nell'Angelus. Alla fine della celebrazione eucaristica il Papa ha detto: vi esorto a pregare per i tanti migranti, sia quelli che hanno perso la vita attraversando i deserti, sia coloro che in questo momento sono ammucchiati, ha detto, in posti di accoglienza, perché trovino sistemazioni più comode. Allora sentiamo proprio l'appello del Papa per i migranti, mentre io dal cimitero del Verano vi saluto. Vorrei pregare in modo speciale per questi fratelli e sorelle nostri che in questi giorni sono morti mentre cercavano una liberazione, una vita più degna. Noi abbiamo visto le fotografie, la crudeltà del deserto, abbiamo visto il mare dove tanti si sono affogati. Preghiamo per loro e anche preghiamo per quelli che si sono salvati e in questo momento sono in tanti posti d'accoglienza ammucchiati, sperando che le pratiche legali si affrettino per poter andarsene in un'altra parte più comodi, in altri centri di accoglienza.